quello del location manager è un ruolo di promozione e di scelta dei territori in cui ambientare alcuni film o fiction, e devo dire che Otranto si presta bene a questo tipo di lavoro e mi ha consentito negli anni di ambientare diversi lavori, alcuni anche impegnativi e particolari, per esempio Il Prefetto di Ferro, che è una fiction per Rai 1 ambientata negli anni 20, e abbiamo utilizzato il porto di Otranto ma anche il centro storico e tantissimi altri, anche la fiction Nebbie e Delitti con Luca Barbareschi, nel castello facevamo il commissariato e poi siamo stati con Ospedec, insomma Terra d'Otranto si presta benissimo per quelle che sono le location insomma ricercate. Quando siamo partiti con questa mia esperienza lavorativa, credo sarà accaduto anche ai miei colleghi, io pensavo di seguire un film, di seguire un set, di portare delle persone qui, delle truppe a girare qui in Puglia. Poi mi sono accorto che sono tornati in vacanza, qualcuno ha comprato casa, quindi vuol dire che abbiamo anche superato quello che è il nostro intento, abbiamo fatto anche la nostra parte in un film che non era il nostro probabilmente. Segna che conserva sempre una sua particolarità e un particolare interesse per le opere che vengono ospitate. Anche quest'anno le opere della rassegna sono tutte di rilievo e devo dire anche con un tema principale, soprattutto un punto di vista dedicato al femminile. A noi piace collaborare in quanto produzione su delle storie che raccontano un percorso, raccontano la vita di tutti i giorni, raccontano delle emozioni, creano dei dubbi, fanno piangere, fanno ridere, quindi ci piace moltissimo pensare a un cinema di parola, ma soprattutto di attori, di regia. Per avere una famiglia unita, che avere mia mamma, anche la puttana americana. Avete invitato anche la bucara americana? No. Non me lo dica perché me ne vado, eh? Sono la figlia. Sì? Potevate evitarlo, non è venuta neanche al funerale. Beh, Ramona, dico, dopo 30 anni di corna ancora? Le prime non si dimenticano mai. Molto potente, giustamente la distribuzione che ha fatto un ottimo lavoro, che la Microcinema ha molto puntato sulla crisi greca e sul fatto che il film è attinente a quel tema, perché lo è, che la crisi entra nella storia potentemente, prepotentemente, distruggendo quello che già si stava distruggendo, si stava sgretolando per altri aspetti, però c'è proprio questo, cioè che in realtà non è un racconto, come dire, tra virgolette politico nel senso tradizionale, adesso vi racconto la crisi della Grecia eccetera eccetera, la crisi della Grecia è nello sfondo e quello che c'è di forte, potente, eccezionale è il racconto di una crisi individuale, familiare. Ogni persona è eccetera, tu non vai da nessuna parte, io vado dove mi pare, ogni persona ha diritto di essere felice, anch'io, anche tu, e ha diritto alla vita, alla vita, e ai soldi, ai soldi, e a votare e al cazzo.